La raccolta differenziata dei rifiuti a Pescara raggiunge il 51,54% nel mese di gennaio, secondo quanto riferito dal presidente della società Ambiente S.p.A. Riccardo Chiavaroli, esattamente in linea con quanto previsto dal progetto di estendimento del servizio porta a porta nel quartiere di Porta Nuova. Sì, è un dato molto importante e significativo, intanto in termini ambientali e poi anche in termini economici. Quindi la città di Pescara si pone all'avanguardia in tutto il centro-sud. La percentuale di rifiuti differenziati, cioè raccolti così all'origine, ha superato nel mese di gennaio il 51% e tendenzialmente supererà questo dato in confronto al 2023. Questo che significa? Che noi curiamo meglio la città e spendiamo meno per riciclare questi rifiuti, e il merito va tutto ai nostri operatori e naturalmente ai cittadini di Pescara. Chiavaroli, rispetto a qualche perplessità iniziale, proprio i cittadini Pescara, Pescara Porto Nuova in particolare, hanno accolto positivamente le novità introdotte dal vostro servizio. Sì, noi questo l'avevamo preventivato, nel senso che qualunque nuovo servizio comporta dei cambiamenti. I cittadini però, la nostra azienda, il comune, hanno saputo spiegare e comprendere qual è il significato di questa operazione del cosiddetto porta a porta e in generale del miglioramento della raccolta dei rifiuti. Le cose stanno andando meglio e questo ci fa ben sperare, perché questo significa avere una città non solo più pulita ma anche ridurre in prospettiva il costo e il peso della Tari sui cittadini. E oltretutto sia una città anche più ordinata. Sì, questo è un motivo di orgoglio, perché io continuo sempre a ribadirlo, qui siamo nel cuore dell'azienda, ci sono 300 operatori che lavorano giorno e notte, la città è francamente pulita, certo ci sono cose da migliorare, lo sappiamo benissimo, però Pescara sta dando una bella immagine e ne daremo ancora di più in occasione del G7. Per il 2024 quali gli obiettivi? Gli obiettivi sono il miglioramento naturalmente del servizio, la riduzione dei costi e il miglioramento delle condizioni di lavoro dei nostri operatori che, ripeto, insieme al management aziendale sono il cuore di questa azienda. Lo facciamo per questa città e per tutti i comuni che aderiscono ad Ambiente.